Un'inedita iniziativa politica, quella organizzata da Giovanni Calabrese ieri mattina presso il Cinema Vittoria. Il primo cittadino di Locri ha infatti voluto incontrare i suoi elettori e non solo per fare il resoconto dei propri 5 anni di governo e presentare al pubblico le 100 azioni positive fatte per la città. Anni sicuramente difficili, intensi e impegnativi, ma vissuti con tante emozioni ed entusiasmo, ha dichiarato Calabrese, che ha fortemente ringraziato i cittadini e tutta la squadra dei colleghi amministratori per aver reso possibile una delle più belle avventure, quella di essere il sindaco della propria città. Chiusi in quel palazzo, condividendo passione, emozione e tensione, ed oggi siamo qui coesi e compatti a ripresentarci al vostro cospetto, al cospetto dei cittadini, a chiederci di accendere il semaforo verde per i prossimi anni, con la convinzione che il nostro impegno non è mancato, abbiamo svolto il nostro compito e l'abbiamo fatto con impegno, passione e dedizione. Io faccio politica da quando ero ragazzino, oggi sono cresciuto, non ho mai fatto mistero delle mie ideologie politiche, sono di destra, rimarrò di destra, ho avuto una grande formazione politica e non mi sono mai nascosto. Mi avete fatto un regalo bellissimo, mi avete dato la possibilità di essere amministratore della mia città, mi avete fatto il regalo di essere sindaco della mia città, perché penso, non me ne voglia Francesco, che ha iniziato, che fare il sindaco della propria città è il ruolo politico più bello, perché significa amministrare casa propria, la cosa propria, significa lavorare per il futuro della propria famiglia, dei propri figli, dei figli di questa città. Grande emozione anche da parte del vice sindaco Raffaele Sainato, che ha ricordato l'inizio nel 2013 di questa importante partita in cui l'unico obiettivo da centrare è stato il bene e il futuro di Locri. Un rapporto che ho apprezzato, un rapporto sincero, non solo politico, perché in Giovanni, scusate, ho trovato non solo la persona politica, ma ho trovato un amico. Perché sapete, in 5 anni le difficoltà sono tante, politiche, familiari e personali. E devo dire che Giovanni, non solo sul piano politico, ma sul piano familiare e sul piano personale, ho trovato un amico in più. E per questo e quindi dicevo, questo rapporto tra me e Giovanni, che dovevamo finire il giorno dopo, siamo iniziati, cioè la partita è iniziata il 29 di maggio 2013, il 30 maggio finisce tutto perché tra Calabrese e Senato finisce e quindi cade l'amministrazione. L'amministrazione non è caduta perché l'obiettivo era comune non solo a me e a Giovanni ma anche a tutti gli altri, le sorti di questa città. Ha spiegato benissimo, non bene, domenica, questi 100 punti, i 100 punti che abbiamo fatto, tantissimi realizzati, altri che stiamo per realizzare. Con i piedi sulla terra e lo sguardo verso il cielo, proveremo anche a volare. Se la vita ci consuma, resta un angolo del cuore dove ancora puoi sognare. Se ritornano le onde, così torneremo noi. In una notte come questa tu non mi perderai. E i complimenti per questi 5 anni di successo sono arrivati anche da Francesco Cannizzaro, recentemente eletto alla Camera dei Deputati per Forza Italia, dimostratosi fortemente convinto che la buona governance di Calabrese e della sua equipe potrà portare Locri a traguardi ancora più ambiziosi di quelli raggiunti. Grazie perché avete voluto anche in questa occasione volermi qui assieme a voi e a farmi emozionare. Perché io vi assicuro una cosa, io ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il consigliere provinciale, ho fatto e sto per finire di fare il consigliere regionale, oggi faccio anche il deputato della Repubblica Italiana e mi è capitato di girare un po' in Calabria, soprattutto nella nostra provincia, durante le fasi anche delle campagne elettorali e non solo. Io vi assicuro e vi confermo che in 5 anni è quasi impossibile realizzare tutto quello che questa amministrazione ha realizzato. E allora grazie per avermi voluto anche fare un po' emozionare. Proprio questo dicembre si commentava in un bar della città di Reggio: che facciamo a Capodanno, che facciamo quest'anno,
Beh, un ragazzo accanto a me risponde: io e i miei amici siamo a Locri. Giovanni, ti mandai subito il messaggio. Ecco, questo è il messaggio che passa e che arriva anche nella città metropolitana di Reggio Calabria. Oggi Locri diventa baricentrica non solo nella Locride, che oggi comunque appunto ne diviene il punto di riferimento, ma per l'intera provincia, compresa anche la città. E quindi le opere che voi avete illustrato sono opere realizzate in fase di realizzazione. Voi oggi avete raccontato fatti, non proposte né, ecco, un programma elettorale, ma avete semplicemente offerto ai vostri cittadini, ecco, di percepire realmente quello che voi avete realizzato, perché poi tante volte la gente, i cittadini, sono distratti quotidianamente appunto dalla quotidianità e non si rendono conto il lavoro che c'è dietro, quello che si riesce a fare nonostante tutte le difficoltà alle quali lei poc'anzi faceva riferimento. Ecco, voi siete stati veramente straordinari. Allora io non credo che voi non possiate e non dobbiate assolutamente continuare in questa grande sfida a riportare Locri ancora di più, diciamo, in vette molto più alte, perché lo merita tutto, lo merita per cultura, lo merita per buona governance, perché se oggi c'è una città che può essere definita, ecco, una città che gode di un'amministrazione con un'ottima governance, quella è Locri.